Ok. Campioni CN con il presidente del Boves, Egidio Re. Intanto è una grande giornata, vediamo tanti bambini, affiliazione con la Torino Academy. Cosa significa per voi? Beh, è stato un progetto che per anni l'abbiamo pensato con tutta la dirigenza e oggi si avvera il progetto di diversi anni appunto di discussione. Per noi è un momento di crescita, a mio giudizio, spero che sia un momento di crescita proprio per la società, in quanto seguire un progetto così per noi è un po' una novità. E, diciamo che gli allenatori in questo progetto devono seguire tutti la stessa linea, cosa che purtroppo nelle società come le nostre che si fa di tutto e di più per far crescere i bambini, ma non sempre si riesce a realizzare quello che si voleva fare. Ecco. Quali sono le vostre aspettative da questo punto? Diciamo che le aspettative vedo che i genitori hanno aderito con un gran numero di presenze e sono stati tutti entusiasti al nostro progetto. Speriamo appunto che di crescere, di continuare a portare ragazzi di Boves che di Madonna delle Grazie e dell'Oltre Gesso, come stiamo facendo dal 2009 quando abbiamo unito le due società, e spero di continuare a far crescere appunto la società. L'ultima cosa, passiamo un attimo ai grandi, alla prima squadra, che poi magari è punto di approdo di tanti di questi giovani. Quello che volevo chiedere, iniziate adesso una avventura importante, i playoff, quali sono in questo caso anche le vostre aspettative e gli obiettivi? I playoff, purtroppo siamo arrivati ai secondi e forse non sbagliando la partita testa a testa si poteva arrivare davanti. Comunque guarderemo di continuare la nostra corsa, che abbiamo fatto un campionato bellissimo con tanti giovani cresciuti anche da noi e speriamo di riuscire a risalire la china. Grazie mille. Grazie.